Centrale settoriale gruppo 1. Pressione vapore. 42 alta, 13 bassa. Numero giri soffianti. 2,150. Preparare canale 10H02. Le voci che state ascoltando sono quelle dei tecnici di una centrale nucleare. Per la prima volta in una sala come questa, gli ordini sono impartiti in italiano. Un avvenimento significativo nella storia del lavoro del nostro paese. Nella piana di Foce Verde, nei pressi di Latina, dove pascolavano gli armenti e dove ancora qualche rudere di antica fortezza ricorda tempi di lotte sanguinose, in una chiara mattina di novembre del 1958 fu posta la prima pietra di quella che sarebbe diventata la centrale nucleo termoelettrica di Latina, il primo complesso del genere in Italia e nell'Europa continentale. In quella occasione il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, disse: questa centrale che sorgerà è la prima dell'Europa occidentale. L'Italia, dopo aver dato Enrico Fermi, uno dei precursori dell'atomo, ebbe una battuta di arresto. Indubbiamente, di fronte ad altri paesi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, che oggi hanno già decine di migliaia di tecnici, di ingegneri nucleari, di specialisti, l'Italia aveva 2 anni fa solo qualche decina di esperti. È stato già guadagnato del notevole terreno da allora, perché queste decine sono diventate parecchie centinaia. Nasceva così la centrale nucleare di Latina. Erano passati pochi giorni dalla posa della prima pietra che già la zona aveva cambiato aspetto. Preso d'assalto dai bulldozer e dalle perforatrici, il terreno cedeva il posto ai lavori dell'uomo. Tra le opere civili che costituiscono una centrale nucleare è l'edificio del reattore che richiede il maggiore impegno costruttivo. Innanzitutto per la fondazione, chiamata a sorreggere un peso di circa 100.000 tonnellate. Poi per le caratteristiche del calcestruzzo, imposte dalle esigenze nucleari. Un'opera questa che alle dimensioni veramente colossali univa la cura attenta del particolare. Tonnellate di materiale arrivano al cantiere e ogni giorno crescono le possenti armature della centrale. Anche le macchine sono colossali, come questa gru che vediamo nascere sotto i nostri occhi. Essa nel corso di tutta la costruzione risolverà il problema dei montaggi pesanti. Ci sono voluti 4 mesi per metterla in opera. È alta 48 metri, larga 53 e può sollevare carichi di circa 300 tonnellate. La gente del cantiere l'ha battezzata Golia. Mesi dopo l'inizio dei lavori, vediamo già impostate le strutture dell'edificio del reattore con l'alloggiamento per il contenitore sferico. Proprio alla presenza di questo elemento avverte che si sta costruendo una centrale nucleare. La centrale nucleare di Latina ha una potenza elettrica di 200.000 kW. Vediamo come funziona. In un contenitore di forma sferica è collocato il core del reattore.
una struttura di grafite attraversata da canali verticali nei quali è posto il combustibile, uranio naturale in barre. L'uranio 235, per il processo di fissione, produce calore. Il calore viene asportato per mezzo di una corrente di anidride carbonica spinta in circolazione da apposite macchine dette soffianti. L'anidride carbonica, riscaldata nel reattore, passa nelle caldaie, dove cede il suo calore all'acqua vaporizzandola e ritorna in ciclo. Il vapore prodotto nelle caldaie mette in moto le turbine accoppiate agli alternatori. È questa la conclusione del ciclo che trasforma l'energia nucleare in energia elettrica. Il vapore, all'uscita dalle turbine, viene a sua volta raffreddato e condensato. Così, ritrasformato in acqua, torna alle caldaie per riprendere il ciclo. Per raffreddare e condensare il vapore viene utilizzata l'acqua del mare vicino alla centrale. Le parti che compongono una centrale non possono essere costruite tutte sul posto. Nelle officine del nuovo Pignone di Massa, società del gruppo Eni, si stanno allestendo gli involucri delle caldaie, che come abbiamo visto sono destinati a contenere e a convogliare anidride carbonica ad alta pressione. Sono 6 e sulla loro carta d'identità leggiamo questi connotati. Altezza metri 24, diametro metri 5,60, peso 230 tonnellate. Le vediamo nascere, dalla calandratura delle lamiere alla saldatura degli anelli, dai controlli radiografici allo stampaggio dei fondi fino alla ricottura dell'intero involucro. Non è una nascita facile. Le caldaie dovranno sopportare elevate pressioni, e perciò nel corso della costruzione i materiali sono stati sottoposti a molteplici prove tecnologiche. Le caldaie a Massa, la sfera che dovrà contenere il core a Latina. Date le sue dimensioni, ha un diametro di oltre 20 metri e un peso di 1000 tonnellate, si è dovuto costruirla sul posto, in uno spiazzo poco lontano dall'edificio del reattore. È formata da lamiere in acciaio dello spessore medio di 100 mm, saldate tra loro. Alla Saipem, società del gruppo Eni, fu affidata fra i vari montaggi meccanici della centrale anche questa costruzione. Lavoro delicato e complesso. Si dovevano innanzitutto comporre fuori opera le varie parti della sfera, 4 anelli e 2 fondi, e successivamente collocarle all'interno dello schermo biologico. Spetta ai saldatori unire insieme le sezioni della sfera. Sono operai che hanno frequentato, per affrontare questo lavoro, corsi speciali istituiti dalla direzione del cantiere. Sistemata nello schermo biologico, la sfera è sottoposta alla ricottura per eliminare le tensioni interne prodotte durante la saldatura. Rivestita di materiale termicamente isolante, nel suo interno sono state montate resistenze elettriche. Una enorme stufa della potenza di 3500 kW, che ha consentito di portare la lamiera ad una temperatura di 600 gradi centigradi. Potranno adesso iniziare i collaudi idraulici e pneumatici. Per i primi sono stati immessi nella sfera 4.000 metri cubi di acqua ad una pressione di 21 atmosfere e mezzo. Per le prove pneumatiche, l'aria ha sostituito l'acqua con una pressione di 14 atmosfere. La sfera, con i collegamenti per le condotte dell'anidride carbonica, è pronta.
A Massa Carrara, intanto, è stata ultimata la costruzione degli involucri delle caldaie. Per trasportarli a Latina si dovettero risolvere problemi non indifferenti. Peso e dimensioni ne rendevano impossibile il viaggio per ferrovia. Il trasporto su strada avrebbe richiesto opere di rinforzo dei viadotti e rettifiche del tracciato. Si scelse la via mare, che riduceva al minimo le percorrenze stradali. Speciali carrelli furono costruiti per trasferire le caldaie dallo stabilimento al porto di Massa, dove iniziarono il viaggio. Ermeticamente chiusa e zavorrata, la prima caldaia scende in mare. Da Anzio, la caldaia inizia l'ultimo tratto del suo viaggio. Sono 15 chilometri di percorso su una strada che è stata preparata per sopportare il grave e ingombrante carico. Sono stati rinforzati quasi tutti i ponti e si sono dovute spostare linee elettriche e telefoniche. In cantiere, la gru Golia ha ricevuto la caldaia. Dopo le operazioni di pulizia interna, con sabbiatura e verniciatura, la caldaia, affidata ancora una volta alla Golia, è innalzata alla sua sede definitiva. Una operazione eseguita con potente dolcezza. Come tutte le centrali termiche, anche quelle nucleari hanno bisogno di una grande quantità di acqua per il raffreddamento dei condensatori delle turbine. Per questa ragione, la centrale è stata ubicata nei pressi del mare, in modo da poter disporre dei 20 metri cubi al secondo di acqua necessari per la condensazione del vapore. Così, contemporaneamente ai lavori della centrale, si iniziò la costruzione delle opere per la presa, l'adduzione e la restituzione dell'acqua di mare. In un cantiere, sistemato in prossimità della spiaggia, si approntano i tubi in cemento armato. Hanno un diametro di circa 3 metri e uno spessore di 50 centimetri. Una volta posti in opera, saranno collegati uno all'altro con giunti speciali. È un imponente complesso di lavori che comprende l'opera di presa vera e propria, tubazioni sottomarine, canali esterni, impianti di pompaggio e di filtrazione dell'acqua e un pontile di 700 metri. Una gru a cavalletto, montata sul pontile, trasporta pezzo per pezzo i tubi prefabbricati per l'adduzione dell'acqua marina. Ai palombari è stato affidato il compito di saldare uno all'altro i tronchi delle tubazioni. Si formerà così un canale subacqueo che a 700 metri dalla riva preleverà dall'opera di presa acqua pulita e fredda. In canali a cielo aperto, l'acqua raggiungerà l'impianto di filtrazione e pompaggio. Si distinguono, rispettivamente a sinistra e a destra, il canale di adduzione e quello di scarico. Dalla sala di pompaggio, che vediamo in costruzione, l'acqua entrerà in centrale attraverso tubazioni sotterranee. Thank you.
Seguendo il percorso delle tubazioni dell'acqua di mare, che come sappiamo serve al raffreddamento dei condensatori, ci ritroviamo nella sala turbine. È questa la parte della centrale dove sono i macchinari per la produzione dell'energia elettrica. Si lavora al montaggio dei condensatori, delle turbine e degli alternatori. L'ampio fabbricato ospiterà tre gruppi turboalternatori da 70.000 kW ciascuno e due gruppi ausiliari da 11.000 kW. Questi ultimi produrranno l'energia elettrica a frequenza variabile necessaria per far funzionare, alle diverse velocità volute, le sei soffianti per l'anidride carbonica. Contemporaneamente al montaggio dei macchinari vengono installati i quadri elettrici di comando con i relativi cavi. Un'altra piccola centrale, costituita da tre gruppi diesel, è in via di approntamento. Essa assicurerà, in condizioni di emergenza, energia elettrica a quelle macchine che per nessun motivo debbono fermarsi. Sono passati poco più di due anni dall'inizio dei lavori. L'edificio reattore, il fabbricato controllo e quello turbine hanno preso la loro fisionomia definitiva. Le caldaie, sistemate dalla infaticabile gru Golia, si ergono maestose. Sulla loro sommità notiamo delle strane casette. Sono cabine stagne che proteggono l'interno delle caldaie dove si stanno montando i fasci tubieri. I tubi, prima di essere introdotti nelle caldaie, vengono decapati. Subiscono cioè un trattamento speciale che li libera da ogni traccia di ruggine. Da questo momento non debbono venire in contatto né con umidità né con polvere. Agli operai in tuta azzurra danno il cambio gli operai in tuta bianca. È il segno che indica l'inizio dei lavori nucleari. Per il trasporto dei fasci tubieri si adoperano speciali contenitori ermetici. Entriamo nelle cabine stagne. E se sono indispensabili per introdurre i fasci tubieri nelle caldaie, senza modificare le condizioni ambientali delle caldaie stesse, nelle quali l'aria è mantenuta ad una bassissima percentuale di umidità. Questi tubi, lo abbiamo già detto, saranno a diretto contatto con l'anidride carbonica proveniente dal reattore. Tutte le precauzioni adottate sono quindi essenziali per evitare che qualsiasi impurità entri nel circuito dell'anidride carbonica. Dopo il contenitore e le caldaie, che vediamo nel disegno, la sala di carico e scarico del combustibile è un altro elemento caratteristico di questo reattore. Che cos'è la sala di carico? È un vastissimo ambiente dove per mezzo di una complessa macchina, la conosceremo, si procede al carico e allo scarico del combustibile e a tutte le operazioni che debbono essere effettuate nell'interno del reattore in funzione. Il reattore, si è già detto, è contenuto in uno schermo biologico, una protezione in calcestruzzo dello spessore di 3 metri. Assistiamo al completamento di questo schermo con una cupola, anch'essa in calcestruzzo. È attraversata da 197 tubi che permetteranno di collegare l'interno del reattore con il piano della sala di carico. Nel porto di Anzio già da tempo si lavora per la costruzione dell'opera di presa. La grande vasca attraverso la quale passerà l'acqua di mare destinata alla centrale è completata.
La rimorchiano fino all'estremità del pontile, dove verrà immersa e ancorata sul fondo con getti di calcestruzzo. Sul finire dell'estate del terzo anno, le opere edili si avvicinano alla loro fase conclusiva. Un impianto per la produzione di anidride carbonica al voluto grado di purezza è stato costruito per assicurare la continua ed economica disponibilità di questo gas alle caratteristiche desiderate. A fianco dell'edificio delle turbine si innalzano i primi tralicci della sottostazione elettrica. Da tempo, in una zona di 30 km di raggio intorno alla centrale, sono iniziati i controlli della radioattività naturale con prelievi di campioni di vegetazione, terreno e acqua. Nel laboratorio radiometrico della centrale, i campioni, dopo complesse analisi, sono inceneriti. Il loro residuo secco permetterà di rilevare il livello di radioattività. È il momento dei contatori Geiger. Essi misurano la radioattività esistente prima dell'entrata in esercizio della centrale. Sarà così possibile controllarne in futuro ogni minima variazione. All'interno dell'edificio reattore si sistemano le 6 soffianti. Sono grandi ventilatori che, azionati da motori elettrici a velocità variabile, spingono all'interno del reattore, a una pressione di circa 14 atmosfere, più di 3.000 kg di anidride carbonica al secondo. Un vento da uragano che porterà via dal core del reattore la enorme quantità di calore sviluppata dalla reazione nucleare. Da questo momento, qualsiasi ritardo dei lavori in un settore rallenterebbe il ritmo negli altri. Per i tecnici, gli specialisti, gli operai del gruppo ENI, comincia il grande impegno. Essi non dimenticano che per primi hanno avuto l'onore di essere mobilitati in una impresa che non ha precedenti in Italia. Avviciniamoci alla sfera. È zona proibita. Chiunque prima di entrare deve sottostare a precise regole. Lascerà i propri abiti e ogni oggetto personale per indossare speciali tute. È questa una precauzione necessaria per impedire che corpi estranei di qualsiasi natura rimangano accidentalmente nel reattore. Verrebbe influenzata negativamente l'efficienza della reazione nucleare. Passando attraverso uno dei condotti del gas, entriamo nell'interno della sfera. La stanno rivestendo con pannelli isolanti che eviteranno la dispersione di calore. All'esterno della sfera, in un locale opportunamente preparato, si approntano le piastre di sostegno della grafite.
Dopo il trattamento con sabbiatura e disposte in appositi contenitori, le piastre entreranno nella sfera per formare un ampio pavimento su cui sarà eretto il core del reattore. Adesso, e per l'ultima volta, ci possiamo rendere conto delle dimensioni della sfera. La posa in opera delle piastre di sostegno della grafite è stato un lavoro di alta precisione, dell'ordine dei decimi di millimetro. Nei fori delle piastre, gli operai sistemano le lanterne, elementi di acciaio inossidabile sui quali verranno incastrate le basi dei blocchi di grafite. Attraverso di esse, il gas penetrerà in ogni canale. La gabbia d'acciaio, di cui vediamo l'inizio della costruzione, abbraccerà il core del reattore, assicurandone la perfetta stabilità. Per avere un continuo e minuzioso controllo della temperatura della struttura di grafite, del livello di radioattività all'interno del reattore e della perfetta efficienza degli elementi di combustibile, migliaia di circuiti fanno capo a sensibili apparecchi. Ogni minima alterazione verrà così rilevata immediatamente dalla sala di controllo e l'uomo, pur tenuto a distanza dal pericolo della radioattività, potrà intervenire per correggere e modificare il corso della reazione nucleare. Il reattore della centrale di Latina è moderato a grafite. L'arrivo di questo materiale indica che è cominciata l'ultima fase dei lavori. Sono circa 2000 tonnellate di grafite di elevatissima purezza, carbonio al 99,9%, che vengono avviate ai magazzini di deposito. Speciali involucri e l'aria condizionata all'interno del locale difendono la purezza della grafite controllata scrupolosamente pezzo per pezzo prima di essere immessa nel reattore. E difatti è nel reattore che ritroviamo la grafite, mentre gli operai la stanno sistemando nella gabbia di contenimento. I mattoni di grafite vengono incastrati l'uno sull'altro, strato su strato, in modo da assicurare il perfetto allineamento dei fori in essi praticati. Questi fori costituiranno i canali nei quali troveranno alloggio gli elementi di combustibile e le barre di controllo.
connesse con il funzionamento del reattore sono le vasche di spegnimento del combustibile irradiato. In esse, lo vediamo sul modellino, verranno trasferite da un'apposita macchina le barre di uranio quando avranno esaurito la loro capacità di produrre calore. Senza contatto con l'esterno, le barre di uranio, prelevate dal reattore, entreranno nella vasca, dove sotto una coltre d'acqua smaltiranno per 100 giorni la loro radioattività, per essere poi inviate agli stabilimenti di rigenerazione. Altri impianti provvederanno a separare e togliere dall'acqua della vasca di spegnimento ogni residuo di sostanze radioattive. L'obiettivo della macchina da presa ci ha fatto assistere in rapida sintesi alla costruzione della centrale. Sappiamo come è fatta e come funziona. Vediamo adesso in che modo i tre principali elementi che la compongono, edificio reattore, sala controllo e sala turbine, sono collegati tra loro. Basta scendere nei sotterranei. Migliaia di cavi per 400 km di lunghezza trasportano segnali, impulsi, energia. Se seguiamo il loro percorso, ci ritroviamo nella sala turbine. Si completa il montaggio dei turboalternatori e degli accessori. All'esterno, la sottostazione ha assunto la fisionomia definitiva. Da qui partiranno le linee che porteranno ai centri utilizzatori l'energia elettrica prodotta per mezzo della fissione nucleare. Quella data non è lontana. Nella sala di carico si montano i motori delle barre di controllo e di sicurezza. L'incontro con la macchina di carico è l'incontro con un personaggio da fantascienza, con un robot. È alta 17 metri e pesa 450 tonnellate. È la più preziosa collaboratrice dei tecnici. È lei che, docile ai comandi, caricherà e scaricherà le barre di uranio, le immetterà nella vasca di spegnimento e infine interverrà laddove l'uomo non potrà mai arrivare. Siamo nell'estate del 1962. La centrale ha il suo aspetto quasi definitivo. Anche il programma dei lavori a mare si avvicina al capitolo finale. Sul pontile si trasportano gli ultimi elementi delle tubazioni. I palombari stanno montando l'estremo tronco delle condotte. Intorno a queste opere si è lavorato duramente. La tecnica e la tenacia degli uomini sono state più forti delle ire del mare, che molto spesso ha contrastato i lavori. Nell'opera di presa assistiamo all'abbattimento del diaframma che la separa dai canali.
Il ponte di comando della centrale è la sala controllo. Da essa partono gli ordini per il funzionamento dell'impianto. Ad essa affluiscono le segnalazioni di tutti gli strumenti. Si annuncia prossimo il giorno in cui le prime barre di uranio saranno immesse nel reattore. Un operatore sta provando i comandi della macchina di carico e scarico. La vediamo finalmente in funzione. Nel suo interno alloggiano perfetti congegni che permettono il ricambio del combustibile senza arrestare il funzionamento del reattore. Con precisione mirabile, questa macchina troverà fra 3.000 canali quello su cui dovrà intervenire. Si preparano e si controllano i supporti sui quali poggeranno gli elementi del combustibile. Il colloquio tra la sala di carico e l'interno della sfera ha preso un ritmo concitato. Gli ordini, i benestare, si alternano a frasi convenzionali. È nata un'equipe di specialisti ormai in grado di superare l'esame finale. Sul calendario dei lavori è segnata una data, quella dell'incontro con l'elemento U-235. La sfera è pronta per ospitare l'uranio. In essa si stanno calando i fasci di tubi che permetteranno di prelevare campioni di anidride carbonica per il controllo del suo livello di radioattività. Le 100 barre di controllo e di sicurezza sono al loro posto. Esse consentiranno di regolare lo sviluppo dell'energia prodotta dalle 23.426 barre di uranio. Da questo momento può avere inizio il caricamento del combustibile. È arrivato il giorno per il quale dirigenti, tecnici e maestranze hanno duramente lavorato 4 anni. L'uranio, gelosamente racchiuso nelle guaine metalliche, è sul piano di carico. I tecnici non nascondono la loro emozione e ciascuno, ne siamo certi, avrà rivolto un pensiero agli uomini che 20 anni addietro, sotto la guida di Enrico Fermi, caricarono la prima pila atomica. Era un atto di fede nella scienza. Oggi è un rito e va compiuto secondo norme inderogabili. Ogni elemento del combustibile è rigorosamente controllato e registrato. Ogni barra d'uranio che entra nel reattore ne avvicina la fase critica. Il livello di radioattività è continuamente misurato. I contatori Geiger sono le sentinelle avanzate a difesa dell'uomo. Finalmente la reazione a catena ha inizio. Il reattore è critico. Il primo importante collaudo nucleare è compiuto. Ma il lavoro continua. Le casse di uranio si vuotano ad una e il combustibile passa nella pila fino al suo completamento. Il cinema ci offre questo privilegio. Le ultime immagini della sfera. Tra poco, dalla sala di controllo, si ordinerà il fuori tutti, un ordine che chiude per sempre agli sguardi profani il miracolo della trasformazione della materia in energia. Ma l'uomo, pur distante e separato da possenti pareti di cemento, continuerà a dominare. I pannelli della sala di controllo avvertiranno che la materia sta liberando energia, che il calore si produce, che le turbine girano.
Sulla linea di alta tensione fluisce energia elettrica, 200.000 kW, che daranno nuovo lavoro e maggior benessere. E soprattutto si dirà che una promessa è stata mantenuta. Quella formulata da Enrico Mattei in un chiaro mattino di novembre del 1958. Il nostro paese, lanciato verso la ricerca delle fonti di energia, che sono sempre state il punto più debole della nostra economia, oggi spera di arrivare rapidamente all'indipendenza in questo settore. Quindi lo sforzo deve essere uno sforzo adeguato alle necessità del nostro paese, all'espansione della nostra industria, perché altrimenti ne verrebbe a soffrire. Indubbiamente tutto questo servirà a formare i quadri, le competenze, le conoscenze che dovranno portare gli italiani più avanti, più verso il progresso in questo settore, più verso l'avvenire.